Ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. Affidamenti temporanei e utilizzo di mezzi diversi da quelli bloccati del consorzio di bacino Salerno 1. In questo modo i sindaci di molti comuni dell'Agro stanno tentando di scongiurare l'emergenza rifiuti. In attesa di una convocazione in regione per sapere se ci sarà una proroga o meno rispetto alla gestione del servizio e con la realizzazione dell'ente d'ambito e dei subambiti ancora ferma al palo, c'è da evitare problematiche ai cittadini e garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Oggi a Pagani incontro tra il sindaco, il commissario del consorzio Siani ed i sindacati. E intanto il primo cittadino di San Valentino Strianese commenta la situazione in una giornata in cui ha ricevuto dal presidente della provincia Canfora le deleghe al personale e alle società partecipate, tra le quali c'è Ecoambiente che gestisce lo stir di Battipaglia. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Il tempo stringe, l'emergenza rifiuti è dietro l'angolo, ma i sindaci dell'Agro stanno lavorando alacremente per scongiurarla. I mezzi del consorzio di bacino Salerno 1 sono bloccati per la mancanza delle autorizzazioni al trasporto con la frazione organica che non è stata ancora conferita all'impianto di Sardone. I comuni però si stanno attivando con automezzi e ditte esterne con i quali risolvere momentaneamente la situazione. Allo stato attuale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in molti comuni dell'Agro è gestito dal consorzio di bacino Salerno 1, il cui lavoro però dovrebbe concludersi, come noto, il giorno di Carnevale, 28 febbraio. Condizionale ed obbligo perché i sindaci, in una riunione tenutasi l'altro giorno a Palazzo Sant'Agostino, hanno chiesto al presidente provinciale Canfora una proroga all'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola in attesa che si proceda alla nascita dell'ente d'ambito e poi dei subambiti. Il vicepresidente di Palazzo Santa Lucia ha convocato i sindaci per i prossimi giorni. Dalla riunione dovrebbe emergere la volontà regionale per una nuova e a questo punto molto probabile proroga del servizio al consorzio di bacino. Sindaci che stanno comunque cercando di evitare l'emergenza, come si diceva. A Pagani, Bottone incontra il commissario del consorzio Siani e i sindacati alla base, l'organizzazione della fase interlocutoria, il futuro passaggio di cantiere degli operai nella nuova azienda che dovrà gestire il servizio. Azienda che dovrebbe comprendere i comuni di Pagani, Angri, San Marzano, Corbara e Sant'Egidio. Intanto il sindaco Bottone ha completato il procedimento per una manifestazione di interesse al fine di effettuare al meglio il servizio di conferimento in questo periodo di transizione. Un problema che hanno quasi tutti i comuni, tranne quelli che, avendo aziende speciali in house come San Valentino Torio, stanno effettuando regolarmente il servizio mettendo a disposizione tra l'altro i propri mezzi agli enti in difficoltà. Abbiamo anche dato disponibilità ai comuni che purtroppo potrebbero vedere interrotto il servizio da parte del consorzio di bacino il 28 febbraio di aiutare questi comuni, eventualmente fosse necessario, in questo periodo di emergenza, come dicevi tu. E quindi la nostra azienda per adesso va avanti, ma stiamo ovviamente dialogando con gli altri comuni per costituire il SAD, certo. Perché poi ci dovranno essere aziende consortili, un po' come abbiamo fatto per il piano di zona, a gestire il ciclo integrato dei rifiuti su più comuni. So che in questi giorni molti sindaci la stanno chiamando, tra virgolette, telefonata, prestami qualche mezzo perché insomma i mezzi del consorzio sono inutilizzabili. Qual è stata la risposta? Ma noi ci siamo messi a disposizione dei colleghi, delle città vicine, perché se dovesse esserci questa necessità, compatibilmente con l'organizzazione della nostra azienda, dobbiamo essere solidali, soprattutto nell'Agro siamo un'unica città, c'è grande intesa istituzionale tra i sindaci, perché alla fine l'Agro è una grossa città metropolitana, quindi massima collaborazione a chi potrebbe andare, tra virgolette, in difficoltà. E il sindaco di San Valentino Strianese ha ricevuto intanto due importanti deleghe provinciali dal presidente Canfora. Dovrà occuparsi del personale e delle società partecipate. Tra queste ci sono la Rechi Multiservizi, che si occupa anche di manutenzione stradale delle scuole, e la Ecoambiente, che gestisce il sito dei rifiuti di Battipaglia. Personale e società partecipate, si interagisce con tanti dirigenti, con tante persone, con tanti dipendenti della provincia. Ci sono, come dire, tante problematiche, soprattutto sulle partecipate,
perché c'è la Rechi Multiservizi, che è un'azienda un po' in difficoltà economica, con 120-130 lavoratori, per cui mi sono già sentito con Donato Pica, che è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e con il Presidente del Collegio dei Revisori, perché a inizio settimana avremo un incontro per discutere appunto del futuro di questa azienda, che si occupa comunque di manutenzione stradale, quindi di viabilità, e anche di edilizia scolastica, quindi un'azienda di servizi della provincia che comunque è importante. E poi tra le partecipate della provincia c'è anche Ecoambiente, che è Salerno, che è la società che gestisce lo stadio di Battipaglia, dove conferiscono tutti i comuni la parte indifferenziata del rifiuto solido urbano. Quindi delle deleghe importanti che cercherò, come dire, di onorare. Ieri ho fatto già una riunione con i dirigenti della provincia, perché il ruolo delle province dopo la vittoria dei no al referendum andrebbe, come dire, rivisitato. E come dicevamo prima, il presidente della provincia Giuseppe Canfora, oltre a conferire le deleghe al personale della società partecipata al sindaco di San Valentino, Michele Stranese, che avete appena ascoltato, eletto consigliere provinciale l'8 gennaio scorso, ha anche affidato la delega all'ambiente ad Antonio Giuliano, quella alla viabilità ad Antonio Rescigno e la delega all'edilizia scolastica a Massimo Carriello. Altre deleghe saranno rese note nelle prossime ore. E ora passiamo alla cronaca. Si difende dalle accuse attraverso il suo avvocato, il consigliere comunale di Pontecagnano Anastasio, arrestato ieri nell'ambito dell'operazione Perseo. Ascoltiamo. Chiariremo la posizione di Anastasio fin dall'interrogatorio di garanzia, daremo una lettura differente della vicenda con elementi tesi a dimostrare l'insussistenza dell'unica contestazione accusatoria mossa al nostro assistito, anche a tutela del suo ruolo pubblico. Così l'avvocato Antonio Boffa, che insieme al collega Giuseppe Della Monica difende dalle accuse Antonio Anastasio, da ieri in carcere con l'accusa di aver tentato, con l'aiuto del clan Pecoraro Renna, di sovvertire il quadro politico del comune di Pontecagnano, di far cadere la giunta guidata dal sindaco Sica per poi andare di nuovo al voto e lì piazzare il colpo e assumere le redini del comune picentino. Secondo la procura di Salerno, in pratica il clan voleva mettere le mani sulla città e per questa ragione, su richiesta del consigliere di minoranza Antonio Anastasio, voleva costringere l'esponente di maggioranza Luigi Bellino a non votare il bilancio per far cadere l'amministrazione comunale. Il piano fu illustrato da Francesco Mogavero, uno dei reggenti del clan Pecoraro Renna, al consigliere Bellini prima del voto sul bilancio in programma il 31 maggio scorso. All'epoca Sica contava su una maggioranza risicata e sarebbe bastato poco per farlo cadere, appunto un solo voto, quello di Luigi Bellino, indicato come l'anello debole della catena. Quella mattina intorno al comune di Pontecagnano c'erano camorristi e carabinieri in borghese. Bellino, che aveva sporto denuncia, arrivò scortato e votò a favore del bilancio. Il piano, secondo la ricostruzione dei magistrati, immaginato dal consigliere Anastasio e avallato dal clan, non andò a buon fine e il bilancio fu approvato. Sica rimase in sella, ma il clan non abbandonò l'idea di avere un suo sindaco che potesse, in qualche modo, soddisfare la brama di potere del clan. Ma nel calderone dell'inchiesta denominata Perseo sono finite anche le telefonate tra Anastasio e il capogruppo PD Giuseppe Lanzara. Quest'ultimo si lamentava col collega di minoranza per avergli fatto credere che c'era la possibilità di sfiduciare il sindaco in carica, ma l'attività investigativa dei carabinieri ha accertato che Mogavero aveva avuto contatti soltanto con Anastasio e non con altri rappresentanti del Consiglio. Continuiamo con la cronaca. Un insospettabile medico di 51 anni è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di droga. L'uomo, originario di Castellammare di Stabia, è stato trovato in possesso di oltre 50 kg di sostanze stupefacenti di tipo marijuana ed hashish. L'operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Napoli. Le Fiamme Gialle hanno in particolare fermato un'autovettura il cui conducente è apparso agitato alla vista dei militari. Nel bagagliaio sono stati ritrovati due borsoni al cui interno vi erano 31 kg di marijuana e oltre 20 kg di hashish, che erano stipati a loro volta in busta alimentare del tipo sottovuoto. La droga sul mercato avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.
Il titolare di un bar di Pagani è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore per la vendita di sigarette senza essere in possesso di alcuna autorizzazione. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 10 kg di sigarette. Il proprietario, denunciato, ora rischia la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio. Ancora bloccati i servizi sociali nella città di Scafati. Questa mattina il grido di protesta lanciato dai 32 ragazzi disabili del centro Raggio di Sole, struttura vittima dello spacchettamento del piano di zona, che da agosto 2016 è chiuso perché manca la manifestazione di interesse per il servizio di gestione del centro. Vediamo. Chiedono a gran voce di ritornare in quella che è da loro definita una seconda casa ai 32 ragazzi del centro per disabili Raggio di Sole in via Poggio Marino a Scafati. La struttura comunale era gestita dalla cooperativa Emora, ma la costituzione del nuovo piano di zona ha portato ad una sospensione dei servizi presso il centro in attesa di una nuova manifestazione di interesse per la gestione del servizio. Da ottobre una parte dei ragazzi è ospitata in una delle sale della chiesa di San Francesco di Paola, messa a disposizione dal parroco Don Peppino De Luca. Gli operatori continuano a svolgere qui a titolo gratuito il loro ruolo, non senza diverse difficoltà. È una cosa assurda che in un comune come Scafati, di quasi 60.000 abitanti, vengono abbandonati 32 ragazzi in queste condizioni. È una cosa assurda, non c'è spiegazione. Cioè, che si aspettano? Che dobbiamo fare? A me sotto comune, a fare che cosa? Non lo so. Io non trovo nessuna spiegazione. È solo menefreghismo, è solo cose che succedono in Italia. In altre nazioni non è pensabile una cosa del genere. I ragazzi, oltretutto, sono molto affezionati agli operatori, quindi... E quindi per loro era... Loro stanno bene, difatti ogni tanto parlano, ma quando aprono il centro? I ragazzi come vivono adesso questa situazione? La vivono male perché, difatti, come ha detto il mio amico prima, molti vengono, e molti no perché hanno dei problemi, sedie a rotelle, quelle cose lì, e qui non è la struttura adatta. Mentre invece dove stavano loro hanno tutte le comodità, tutte le cose, e quindi loro la vivono male. Molto male. Perché... Cerchiamo di mantenere ancora viva la fiammella del nostro centro che è chiuso dal 31 luglio allo scadere del nostro appalto. Io lavoro per la cooperativa Emora, che è la cooperativa che ha gestito il servizio negli ultimi anni qui a Scafati, ma non solo. Cosa dire? Abbiamo cercato con i genitori, anche con gli enti predisposti poter rimanere nel centro, però purtroppo questi cavilli burocratici non ce l'hanno permesso, per cui dal 17 ottobre siamo qui ospiti di Don Peppino nella parrocchia di San Francesco di Paolo. Ovviamente la struttura non è una struttura idonea, infatti i ragazzi sono pochi. Al centro nostro, la nostra struttura sociale, venivano ospitati circa una trentina di ragazzi con tempistiche diurne, cioè completamente tutta la giornata, mangiavano pure, facevano varie attività. Qua invece almeno un paio di volte al giorno, un paio di ore al giorno, e limitando anche i tempi, l'ambiente è questo, quindi non è che si può fare più di tanto. Ovviamente noi ringraziamo sempre la generosità di Don Peppino, però non è un obiettivo a lungo termine, cioè questo, una risposta deve essere data sia per noi operatori, per i genitori soprattutto e per i ragazzi. Ci viene detto, almeno insomma dai responsabili, che tutto è stato programmato, però ovviamente delle risposte devono essere date proprio in tempistica, cioè noi non sappiamo per quanto tempo ancora possiamo rimanere qua o comunque cosa accadrà, cioè effettivamente insomma anche il tempo come tempo non si hanno notizie, quindi no, di bandi ancora? No, al momento no, quindi non siamo fiduciosi, ma
Continuiamo con la politica. La nomina di Massimo Petrosino a presidente del distretto industriale crea malumori nel Partito Democratico a Nocera Inferiore. Alcuni democratici minacciano di non candidarsi nella lista ufficiale. Alla base il cortocircuito comunicativo. Mentre il centrodestra cerca il suo candidato e la sinistra converge su Schiavo, i 5 Stelle hanno tempo fino al 6 marzo per mandare l'incartamento al blog di Grillo per la certificazione. Vediamo. Il sacro blog ha decretato: per essere certificati 5 stelle alle prossime amministrative bisognerà inviare la documentazione entro il 6 marzo. I grillini di Nocera Inferiore hanno dunque meno di 2 settimane per mettere su il gruppo che si candiderà a rappresentare il movimento alle elezioni comunali. Nemmeno un giorno in più. Dal blog di Beppe Grillo viene chiesto il nome del candidato alla carica di sindaco e la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. Il tutto accompagnato dalle firme dei cittadini sottoscrittori, i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune, che i candidati siano residenti nel comune dove si vota, ma anche le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e il modello di contrassegno della lista. Insomma, un lavoraccio. 2 settimane per individuare dunque i primi 16 nomi e il sindaco. Da Nocera proveranno a chiedere una deroga sul numero dei candidati al consiglio, ma questo potrebbe inficiare l'intero lavoro, dunque si fa velocemente. I grillini nocerini erano propensi a individuare 3 portavoce all'interno del gruppo cittadino e poi, alla vigilia della presentazione ufficiale, presumibilmente a maggio, anche per favorire il rodaggio, scegliere quello definitivo. Un periodo cuscinetto che avrebbe fatto da setaccio. L'accelerata a livello centrale crea qualche contraccolpo. Dopo la riunione di martedì scorso, i 5 Stelle di Nocera stanno decidendo se convocare un nuovo incontro dopo le novità emerse ieri. Tra i nodi da sciogliere è anche l'avvicinamento di alcuni attivisti, in passato candidati, in alcuni casi anche eletti al Consiglio Comunale, tra le fila dei partiti tradizionali. Le regole del movimento sono molto ferree e inserire uno di questi nomi in lista potrebbe causare una bocciatura totale. Per quanto riguarda il centrodestra, i telefoni sono bollenti, tanti contatti ma finora nessuna risposta affermativa da parte dei contattati. A inizio marzo, mercoledì 1 marzo ci sarà l'incontro definitivo, potrebbe essere sancita ufficialmente la candidatura di Alfonso Schiavo per la sinistra in attesa di eventuali convergenze, in particolare dagli scissionisti del PD, dopo che il partito ufficiale ha appoggiato il sindaco uscente Manlio Torquato. Tra i democratici non mancano però i malumori, soprattutto dopo la nomina del capogruppo Massimo Petrosino alla presidenza del distretto industriale Nocera Gragnano. Una parte del partito minaccia di non essere disponibile a candidarsi sotto il simbolo DEM per il cortocircuito comunicazionale che si sarebbe verificato in questa e in altre circostanze. E c'è grande fermento politico a Castel San Giorgio, uno dei comuni che dovrà rinnovare il proprio consiglio comunale il prossimo giugno. Da sabato inizieranno gli incontri del Movimento Civico che fa capo all'onorevole Lubritto. Apertura ad altre forze politiche del territorio del candidato Salvati, mentre come in uno scacchiere alcuni possibili candidati muovono pedine in attesa di chiarimenti definitivi. Vediamo. Lavoro e meritocrazia.
Il Movimento Civico per Castel San Giorgio prosegue il suo lavoro di avvicinamento alle elezioni del prossimo giugno. Il gruppo che vede in prima fila l'onorevole Antonio Lubritto e la cui assemblea ha nominato quale presidente la dottoressa Rosa Albano alla presenza di Vincenzo Fasolino e Antonio Di Martino ha articolato il suo programma politico-amministrativo in 5 punti principali: urbanistica e governo del territorio, opere pubbliche e sociali, politiche sociali, patrimonio comunale e servizi comunali. Ma per completare ed ampliare il programma di movimento c'è ovviamente l'organizzazione di due incontri con i cittadini che si terranno sabato 25 febbraio al Bar Music di Lanzara e il sabato successivo alle 10 di mattina al Punto Lingue di Via Europa. Il Movimento Civico non ha ancora sciolto però le sue riserve rispetto al nome di un possibile candidato sindaco, oppure se i propri componenti proveranno ad avvicinarsi ad altri esponenti che hanno già dichiarato la propria intenzione a scendere in campo. Continua a lavorare alacremente anche il gruppo della sinistra che sta aprendo alla possibilità di ricostruire un soggetto unitario. Tra i firmatari di un recente documento operativo ci sono Ezio Calabrese, Gennaro Cibelli, Carmine Cuomo e Giovanni De Caro. Quest'ultimo è stato individuato quale referente. Sulla spinta dell'impegno profuso dagli aderenti al circolo Enrico Berlinguer della Rifondazione Comunista, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali si vuole dunque dare vita a una costituente della sinistra di Castel San Giorgio. Il gruppo è impegnato nella formazione di una lista di coalizione basata su regole chiare e su programmi condivisi. Le ultime indiscrezioni poi. L'ex sindaco Franco Longanella avrebbe avuto un fitto incontro con l'imprenditore Domenico Iennaco, marito dell'ex assessore provinciale Pina Esposito, che sarebbe pronto a ufficializzare la sua candidatura a sindaco. Resta in piedi il nome del medico Antonio Fasolino, da verificare come si muoverà l'UDC locale, ma è netta l'impressione che seguirà le indicazioni di Longanella. Al lavoro anche l'altro ex primo cittadino Andrea Donato, che potrebbe presto presentare la propria candidatura o quella di politici afferenti al Partito Democratico. Circola anche voce della possibilità di uno spazio al giovane avvocato Nello Fimiani. Già ufficializzate le candidature di Michele Salvati per Fratelli d'Italia e di un altro ex primo cittadino Peppe Alfano con il movimento costruito insieme a Raffaele Sellitto. Restano i dubbi sulla potenziale lista del Movimento 5 Stelle. Sarebbe invece ormai prossima ad ufficializzare la sua candidatura l'avvocato Paola Lanzara, che sta lavorando da tempo a un progetto di rilancio per Castel San Giorgio con idee proposte già lanciate ai cittadini e due parole base da cui partire: onestà e chiarezza. Tornelli all'ingresso del comune di Sarno. La giunta Canfora ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento del servizio di accesso e vigilanza della casa comunale. Il progetto prevede, oltre all'ammodernamento della sala piantone, l'installazione di tornelli per varchi automatici all'ingresso del comune ed un nuovo impianto di videosorveglianza. Residenti di via Marino Guerritore a Pagani sul piede di guerra. Da stamani il Comune ha provveduto all'installazione di paletti che non danno più la possibilità di parcheggiare le autovetture, una disposizione presa per evitare i parcheggi selvaggi, ma i residenti protestano perché, essendo un quartiere il loro molto popolato, non sanno più dove posteggiare le proprie autovetture, anche soltanto per portare la spesa in casa. Parliamo ora di tracciabilità high-tech, presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Napoli. Il progetto dell'azienda dell'agro Solania, che permetterà ai consumatori di risalire all'origine del pomodoro attraverso appositi QR code rilasciati dall'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Vediamo. Parte dall'azienda Solania, il nuovo progetto che decolla sotto l'egida della Coldiretti Campania e del Consorzio San Marzano DOP e che si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'iniziativa prevede che i pizzaioli ed i ristoratori potranno scegliere il lotto di produzione e personalizzarlo apponendo sull'etichetta della confezione di latta il loro logo, immagine o altro segno identificativo. In questo modo si potrà anche scoprire la provenienza di un prodotto alimentare attraverso il proprio smartphone. Infatti prende sempre più piede l'utilizzo dei QR code nel settore alimentare. Basta inquadrare il codice con la fotocamera del dispositivo mobile e in un attimo si ha accesso ad una ricca serie di informazioni che non potrebbero trovare posto sulle etichette. Nell'agro, a spingere su questa nuova frontiera della tracciabilità, l'azienda di produzione e trasformazione del pomodoro San Marzano Solania, che ha presentato l'innovativo progetto questa mattina presso la Camera di Commercio di Napoli.
Siamo una delle prime aziende che aderiamo al progetto come Coldiretti, azienda Solania e l'Istituto Zooprofilattico che dell'Università di Portici. Attraverso un QR code che l'Istituto Zooprofilattico si adopera, viene emesso sulla scatola, sul barattolo trasformato del prodotto finale, sparando su quel QR code che il consumatore andrà a vedere, possiamo risalire alla tracciabilità totale, cioè riusciamo ad identificare attraverso quel numero a barre quando quel prodotto è stato raccolto, da chi è stato raccolto e il tempo di produzione quando è stato poi trasformato in azienda. Quindi è un progetto complesso a cui l'azienda porta come esempio e a tutela soprattutto anche dei consumatori. Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di questa azienda che fa anche dell'innovazione uno dei suoi punti di forza? Ma noi ce la stiamo mettendo tutto. Oggi i mercati nazionali, internazionali ci chiedono, voglio dire, sempre la tutela maggiore del consumatore. Noi ce la mettiamo tutto come azienda, quindi siamo un'azienda innovativa e questo cercheremo di fare negli anni successivi. Tutto pronto per la 13ª edizione di Mi Illumino di Meno, la festa del risparmio energetico che si terrà domani con lo spegnimento delle luci di strutture pubbliche e private di tutta Italia. In questi anni sono stati spenti i principali monumenti italiani ed europei come gesto simbolico di risparmio energetico. La campagna si è poi diffusa col passare del tempo e oggi sono centinaia di migliaia i sostenitori che si mettono in gioco in prima persona con azioni concrete. Gli organizzatori rinnovano l'invito a spegnere le piazze, le illuminazioni private e pubbliche domani 24 febbraio. Parliamo ora della terza giornata diocesana del malato per la diocesi di Nocera Inferiore Sarno. Ieri il Vescovo ha incontrato i malati, i loro familiari, gli operatori sanitari durante una celebrazione eucaristica nella cappella dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Molto toccante la processione eucaristica nei reparti di rianimazione, neurochirurgia, pediatria e TIN. Alla messa presente il direttore generale Antonio Giordano e quello sanitario ospedaliero Alfonso Giordano. A quanti operano nel mondo della sanità, il Vescovo ha detto: portate il vostro cuore agli ammalati. Sentiamo. Portate il vostro cuore ai malati. Con questo augurio per una sanità sempre più umanizzata, rivolto a tutti gli operatori sanitari, dai dirigenti ai medici, dagli infermieri ai volontari presenti come sentinelle nelle corsie ospedaliere, Monsignor Giuseppe Giudice ha chiuso la celebrazione per la giornata diocesana del malato. Il Vescovo ha toccato spiritualmente l'animo dei tanti presenti nella cappella dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore o che hanno seguito da casa la diretta di Telenuova. Nell'omelia ha ricordato che la malattia è un tempo difficile ma aperto alla speranza. Una cattedra, quella della sofferenza, su cui è salito l'Apostolo Pietro. Ricorreva ieri anche la festa della cattedra di San Pietro e sulla quale si fa vicino Maria. Lei, ha detto il Vescovo della diocesi di Nocera Sarno, ha partecipato al mistero della croce del Figlio. Lei è rimasta accanto a quella croce ed è accanto alla croce di ognuno. Non solo conforto spirituale, ma anche presenza fisica, quella di Monsignor Giudice, che è andato incontro agli ammalati, abbracciando prima quelli presenti in cappella e poi, con il Santissimo Sacramento, visitando i reparti dell'ospedale Nocerino. Dal silenzio della rianimazione, dove si attende il risveglio di un caro, al dolore della neurochirurgia, alla curiosità dei bimbi della pediatria, ai gemiti di vita della terapia intensiva neonatale. Giornata che ho celebrato insieme agli altri vescovi a Lourdes, come ha voluto il Santo Padre, l'11 febbraio. In questa nostra diocesi, invece, quest'anno è il terzo anno, il 22 febbraio, cattedra di San Pietro, però legato alla figura carismatica, direi così, di Alfonso Russo, che ha voluto la Poax, il mondo della malattia, la Madonna. Lui morì proprio in questa giornata. Ed allora ho pensato di istituzionalizzare. Si fa tanto bene nelle parrocchie, nelle case di cura, nelle famiglie, sappiamo la difficoltà quando c'è la malattia, come stare accanto, come essere samaritani, però la Chiesa ha una lunga tradizione in questo. Oggi, ritornando in questo ospedale e dando anche adito
un'attenzione, perché nella nostra Campania, come ho detto più di una volta, ci sono tante eccellenze di ospedale, ci sono anche situazioni difficili, ma siamo qui per celebrare il mistero del Signore, per essere accanto a coloro, ammalati, familiari, operatori della sanità, medici, infermieri, tutti coloro che si curvano sulla sofferenza. Ci fermiamo e da questo luogo, e ringrazio anche i mezzi della comunicazione, Telenuove in modo particolare, perché entriamo in tutte le case dove ci sono gli ammalati, dove si soffre, dove c'è la fragilità. È quasi un'eucaristia che da un centro, che oggi l'altare di questa cappella, raggiunge tutte le mense, tutti i letti, tutte le situazioni di malattie. La Vergine Santa, la Salus Infirmorum, ci accompagni ancora in questo cammino. Presenti tanti gruppi di volontari, in particolare dell'AVO, dell'Unitalsi e della Pia Unione Ammalati Cristo Salvezza. È una gioia, perché in effetti sono loro che danno a noi, non noi che diamo a loro. Loro ci danno la forza di superare tante cose, tante difficoltà, e di non arrenderci e di andare oltre alle piccolezze della vita, alle cose che succedono tutti i giorni. Quindi ci arricchiscono, ed è una cosa bella quando la si fa con il cuore e con il piacere. Preparazione da professionisti per organizzare e pianificare in ogni dettaglio il giorno più importante nella vita di una coppia. Parliamo dei wedding planner con il corso organizzato a Scafati dalla Event Planner Tina Citarella. A Scafati full immersion nel mondo dei wedding planner. È partito questa mattina l'entusiasmante corso di 3 giorni promosso dalla Event Planner Tina Citarella con professionisti del settore per poter comprendere al meglio la realtà che circonda una delle figure sempre più determinanti nella riuscita del matrimonio da sogno. I partecipanti, oltre alla formazione, avranno modo di ideare e realizzare un progetto rispettando il tema che verrà assegnato, avendo a disposizione l'intera Factory Wedding Solution di Scafati. La mia è una maniacalità, nel senso che io sono per i dettagli, perché i dettagli fanno la differenza. E poi è un po' di tempo che pensavo di fare un corso di formazione e finalmente ci sono riuscita, perché poi lo puoi fare solo quando ovviamente hai raggiunto un bagaglio di informazioni notevole. E dopo tanti anni di questo lavoro ho deciso di fare questi corsi di formazione che mi stanno dando molta soddisfazione. Adesso siamo alla prima edizione del corso di Wedding Planner e abbiamo già tenuto 2 corsi di Party Planner. Ci saranno nuove date, nuovi corsisti e nuovi discenti. Il fatto che la classe sia piena per me è motivo di orgoglio, perché tutte queste ragazze sognano un giorno magari di diventare quello che io oggi sono, e quindi io sono molto contenta, perché vuol dire che il mio lavoro lo faccio con passione, la mia passione si trasmette e riesce a bucare l'obiettivo ed arrivare nel cuore delle persone. La formazione per me è alla base del nostro lavoro, perché ci deve essere curiosità. Il nostro leitmotiv è la curiosità, per essere sempre sul pezzo, per conoscere i trend del momento, e quindi noi dobbiamo sempre essere formati, dobbiamo sempre avere quella marcia in più rispetto agli altri, e la formazione è alla base del nostro lavoro per poter dare idee sempre più creative ed eventi sempre più spettacolari.